Buonasera a tutti, bentornati alle letture manageriali, l'appuntamento dedicato all'approfondimento dei temi manageriali che partono dagli spunti di alcuni libri. Il libro di questa sera è Note di formazione, è un libro scritto da Mauro De Martini, un editorialista della rivista Persone e Conoscenze di lunga data, quindi io ne approfitto subito per salutare l'autore Mauro De Martini che è il vero protagonista delle letture manageriali e direi che è un ritorno perché era stato già nostro ospite in occasione della presentazione di un altro libro per corsi di formazione che abbiamo eh, presentato, raccontato poco prima della pausa estiva quindi ne approfitto eh, Mauro buonasera, bentornato buonasera con... Dario grazie di avermi invitato grazie a te ovviamente anche per condividere eh, insomma queste riflessioni che hai scritto nel libro e che stasera proveremo in qualche modo a raccontare, a, a spiegare un pochino come nata eh, l'idea del libro anche rispetto allo storytelling, alle narrazioni eh, che hai scelto per mettere insieme questo numero di rubriche che in parte hai scritto e pubblicato su persone conoscenze, in parte eh, parliamo di rubriche totalmente inedite. Eh, io volevo ricordare che tutte le puntate delle letture manageriali possono essere riviste sul canale YouTube della Casa di Triceste. Quindi anche in questo caso, subito dopo la nostra diretta, sarà possibile rivedere in differita il racconto che stiamo per offrire. Eh, Noti di formazione è un libro che in realtà nasce, almeno come idea, leggermente prima del libro eh, che abbiamo presentato appunto prima dell'estate, percorsi. Di formazione è un libro, in questo caso note di formazione, che ha avuto una gestazione un po' più lunga rispetto a quello che ci eravamo immaginati, ma eh, sono felice che proprio durante l'estate abbia potuto trovare la luce, siamo riusciti a pubblicarlo e, eh, ed è attualmente in distribuzione. Il libro, come dicevo, è una raccolta delle rubriche che Mauro De Martini ha scritto per la rivista Persone e Conoscenze. Eh, alcune. La maggior parte direi sono state già pubblicate, eh, alcune però sono totalmente inedite. La vera novità, come anticipavo, è la, lo storytelling che è stato scelto proprio per mettere in fila queste rubriche che non seguono una logica temporale, ma seguono una logica che adesso andremo a raccontare allo stesso autore, andremo a chiedere allo stesso autore. Volevo poi precisare che questa non è una chiacchierata esclusiva fra eh, me e l'autore del libro Note di formazione, ma vuole essere una chiacchierata quanto più aperta possibile anche con il nostro pubblico. Quindi, chiunque avesse delle domande, delle curiosità inerente al libro, inerente al tema del libro, ecco io invito a usare la chat per eh, scrivere queste domande e questi, questi commenti. Ovviamente chiedo anche ai colleghi della regia che mi stanno assistendo magari di eh, scrivere nella chat il link dove è possibile consultare le prime pagine del libro, un estratto del libro, avere maggiori informazioni sul libro e sull'autore. Poi ovviamente momento promo anche poter acquistare. Il libro note di formazione. Inizierei allora dallo storytelling chiedendo uh, a Mauro De Martini mh, qual è la logica narrativa che ha scelto per davvero mettere in fila questa lunga serie di rubriche che ha, che ha scritto nel corso della collaborazione con persone conoscenze. Dunque, il libro Scaturisce, come hai detto tu, Dario, da, da questa bella collaborazione con Est che dura da tanti anni, e, e mi ha consentito in qualche modo costretto perché sono piuttosto timido. Mi ha spinto, diciamo così, a pormi delle domande su quello che faccio come formatore, come progettista di interventi formativi. Avere la scadenza della, della rubrica mi ha, mi ha messo nella condizione di confrontarmi con le mie idee. Di leggere opinioni di altre persone sulla rivista, eh, su testi di altri autori, di confrontarmi con i colleghi, con gli amici, sui temi della formazione dell'organizzazione. In secondo luogo, la, così, eh, la rubrica, la raccolta di rubriche copre un arco di tempo piuttosto ampio, più di 15 anni se non, se non sbaglio, e mh, diciamo. Ha, porta un po' in evidenza come le cose cambino, come sia cambiato il mio modo di vedere, capire quello che eh, era importante per me 15 anni fa e quello che ritengo importante oggi. E poi nasce, il testo nasce anche, ha un valore che è rappresentato da chi ha letto le rubriche, le ha apprezzate, si è confrontato, ha mosso delle critiche, ha avuto così... Ehm, No, persone con cui ho avuto l'opportunità di avere poi un contatto diretto e mi ha offerto il proprio feedback il proprio punto di vista è stato molto prezioso è stata un'occasione di dialogo di crescita e in un certo senso mi ha indirizzato nella scelta dei passi che sono, mi sono sembrati più significativi per le aziende per le persone eh, e quindi eh, questo è un po' Diciamo la genesi, in ogni caso il libro nasce dalle rubriche, ma ha assunto una propria identità. Eh, perché sono state scelte alcune rubriche, non tutte, il materiale era veramente tanto. Eh, sono state scelte anche delle rubriche eh, che non, non sono state poi pubblicate eh, su persone conoscenze, quindi, come dicevi tu prima, ci sono dei passi inediti. E sono state organizzate in un modo definito secondo uno schema basato sulle forme musicali, poi magari avremo modo di, di parlarne. Certo. E questo influenza ovviamente la personalità del testo, che non è una, solamente una giusta posizione dei contenuti, ma ha una sua proposta comunicativa, si rivolge ad un certo target e è, è, in, è un prodotto a, a sé stante, un prodotto nuovo a sé stante. Sì, guarda, sono son d'accordo con te, scusa ti interrompo perché eh, io sono, diciamo, un, un tuo doppio lettore perché eh, oltre a leggere, eh, per la verità, non tutte le rubriche del, eh, dal primo numero a questa parte, proprio perché fisicamente non lavoravo ancora in Est, però le leggo quando arrivano in occasione della pubblicazione di Persone e conoscenze, le ho rilette in occasione della realizzazione di questo libro. È eh, strano, ma... Eh, al di là della mia pessima memoria però eh, mi restano spesso in mente delle immagini dei passaggi mi sono ritrovato in queste immagini che eh, quindi ricordavo però in realtà messe in fila e eh, con questa nuova forma narrativa eh, mi hanno dato proprio l'idea di affrontare qualcosa di eh, davvero totalmente nuovo pur eh, emergendo il fatto che eh, si vede che sono legate a un periodo storico molto preciso e poi eh, volta in volta c'è un cambiamento anche nello stile narrativo dello stesso, eh, dello stesso autore. Eh, ecco perché anche chi eh, come nel mio caso appunto avesse già letto queste rubriche e perché ha un eh, caro e affezionato lettore di persone conoscenze ecco non si inganni di trovare qualcosa di già sentito, almeno questa è la sensazione che ho avuto io immagino Magari Mauro che qualcuno delle tue conoscenze più strette abbia letto già il libro e magari ti ha dato un feedback simile, infatti, infatti è una cosa che è un, è un feedback che ho già ricevuto questo, perché non è stato solamente come le. Non è stato solo il mix di queste rubriche, ma anche diciamo, l'anima che le attraversa, che eh, Diciamo, caratterizzata dalle forme musicali, da una nuova personalità. Poi, riferendomi ancora un po' a quello che dicevi prima, rispetto allo storytelling, volevo dire che um, sono sempre partito da uno spunto personale, correndo un po' il rischio di sembrare narciso. Eh, di volermi mettere al centro, in realtà l'obiettivo era esattamente il contrario. Forse uno dei debiti più importanti che ho nei confronti di Francesco Varanini, che è il direttore di Persone Conoscenze, che oltre ad avermi costantemente incoraggiato, spinto, perché vi ho già detto della mia timidezza, allora eh, invece Francesco mi ha sempre incoraggiato eh, quando mi ha chiesto di collaborare per la rivista, con la rivista mi ha detto "Parti dalla tua esperienza". Cominciare dalla mia storia, eh, dai miei vissuti, eh, da un lato sig ha eh, avuto il significato per me eh, di prendere le mosse dall'intenzione di non voler fare il maestro, di non riferirmi, riferirmi ad un'autorità né ad un'autorità esterna, di non sentenziare, di cercare di essere umile, cioè. Vicino all'humus, vicino alla terra da cui nasco, e di non eh, così pretendere di essere portatore di una, di una verità assoluta. In secondo ah, luogo, eh, 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 poi anche, anche l'idea di eh, lasciare il lettore, al compito al lettore, di trarre le proprie conclusioni, quindi. Uh, non, non è un saggio di musica, organizzazione e formazione, è un insieme di spunti, riflessioni, idee da cui partire uh, per la pratica quotidiana è un po' quello che accade a tutti noi ogni giorno. Uh, sperimentiamo le cose, ci facciamo le nostre teorie, ci facciamo le nostre considerazioni, i nostri modelli, e poi uh, cerchiamo di, partendo da questi, di affrontare il futuro. Francesco Varanini eh, firma la prefazione di questo libro, eh, si può scaricare dall'estratto dall proprio eh, la prefazione oltre che a una, una piccola parte del libro. Eh, credo che sia già utile dalla prefazione per capire, per comprendere i temi che sono affrontati eh, in quest'opera. Eh, parlavi della tua esperienza, eh, c'è tanta tua eh, biografia nel libro, nelle rubriche. Quanto è importante? E qui vengo al tema della formazione. Eh, secondo te la passione per creare dei progetti formativi che non siano così lontani dalla, eh, dal sentito del formatore? Dunque, diciamo che è fondamentale. La, la, la mia autobiografia racconta appunto le mie origini. E la mia passione per la musica sono l'organo di Rigoncoro, mi piace scrivere musica, e in, in parallelo ho dedicato parte della mia esperienza anche alla filosofia della musica, perché mi sono laureato in filosofia con, un, con Giovanni Piana all'Università Statale di Milano, con una tesi sul problema della, della semantica nella musica di Bach, cioè della relazione, detto molto velocemente, della relazione tra il testo e la musica. Quando, quando si parla di passione, eh, così cito un po' Arturo Benedetti Michelangeli, eh, che diceva, essere un pianista e un musicista non è una professione, è una filosofia, una concezione di vita che non può basarsi né sulle buone intenzioni né sul talento naturale. E bisogna avere prima di tutto uno spirito di sacrificio. Diciamo che questa, questa dimensione è quella che mi anima e eh, anima un po' quello che faccio tutti i giorni. Percepisco quanto è bella la musica e anche quanto non sono adeguato <ride> rispetto a lei. no? E poi, eh, appunto, eh, fa anche una, un, il testo si riferisce all'altro pezzo, alla progettazione formativa, alla formazione, e quindi si rivolge a chi si occupa di persone in azienda. Quello che mi verrebbe da dire è anche che la, la, lo spunto che vorrebbe dare questo testo è legato al fatto che eh, non è solamente un accostamento tra la musica e la formazione. E in realtà, eh, la musica è anche un modo di pensare, di darsi del, di darsi del pensiero. Non è semplicemente un linguaggio ma è anche una pratica, una struttura dell'intelligenza umana. Quindi la mia idea era quella di proporre il modo di pensare musicale a favore della formazione. Cosa, cosa dice la musica ai formatori e agli organizzativi? E, e poi, vabbè, eh, c'è anche una così un un altro aspetto legato all'autobiografia all intesa come quello che dicevi prima, lo storytelling, perché noi non impariamo, non facciamo formazione come dei computer, noi impariamo anche e soprattutto attraverso le storie. E quindi, ehm, mi ricordo di aver partecipato a un corso di un capo del personale nel Comasco quando ero, lavoravo in azienda. E ovviamente, questo signore super esperto di HR aveva parlato di modelli di, di modelli di gestione delle risorse umane. Ma ancora oggi mi ricordo i suoi esempi, le sue storie, quello che lui raccontava di sé, quello che provava, le sue emozioni eh, quando aveva a che fare con le persone. E spesse volte questo mi ha eh, guidato quando mi sono trovato ad avere a che fare con collaboratori. O con colleghi, e per, ed è per quello che è, quanto è importante appunto la nel formare. Perché non si può parlare pensare di fare formazione parlando solamente alla testa delle persone, bisogna parlargli anche al cuore, no? A proposito di formazione, eh, nel libro dici che si è sempre in formazione, e non è un caso che la nostra casa editrice abbia in realtà pubblicato due libri eh, sulla formazione in un periodo davvero molto ravvicinato perché ovviamente ci crediamo un tema non solo eh, centrale per persone conoscenze ma centrale anche per la nostra casitrice visto il pubblico che ci segue però che cosa vuol dire secondo te essere sempre in formazione ma penso che essere in formazione sia lo stato naturale dell'essere umano il suo modo di essere persona eh, lo dico per me ma penso di poterlo dire per tutti quanti è un bisogno di ciascuno di noi credo che significhi andare alla ricerca di una forma qualcosa che ci permetta di rappresentarci di così ci, conseta, ci consenta almeno temporaneamente di mantenere insieme la nostra identità qui in brianza noi diciamo del fiel si tira insieme. Quel ragazzo si è tirato insieme. Mi, mi dà l'idea di una persona che è frammentata e, e, e ad un certo momento riesce a trovare una propria identità. È, oppure, se vogliamo usare un'immagine un po' più, diciamo, più, più antica, eh, così un'immagine di Eraclito del, del, della, della filosofia antica. Uh, nel flusso costante degli eventi la formazione ci permette di trovare dei punti fermi magari non sono per sempre però sono quei punti fermi che ci permettono di, uh, di, di andare avanti e poi penso un po' che la così la formazione sia mi viene in mente un'immagine un'immagine tratta dalla, dalla scultura fare così cosa significa fare il formatore eh, ci sono tanti modi per scolpire ma penso due fondamentali che è quello di fare su un, una scultura con la creta e quella di scolpire nel marmo no? e ehm, dare la forma e mette molto enfasi, uh, dare la forma intesa come fare, fare una statua con la creta, mette molta enfasi sul ruolo del formatore. Credo che invece forse il ruolo del formatore oggi significhi, significhi quello di individuare strutture, andare alla ricerca di una forma che è già nella persona, quindi aiutare la persona a trovare la propria forma. Uh, è forse un ruolo più modesto, che ha meno pretese, eh, però ehm, significa in un certo senso mettersi al servizio, aiutare l'altro, il partecipante, a riconoscere le proprie forme. E poi, così mi viene da dire anche che eh, noi siamo anche frutto della formazione di altri che ci hanno voluto bene, ci ci hanno fatto. Uh, quindi i nostri genitori che hanno, che hanno che non so per esempio mio papà amava la meccanica, mi ha formato la cultura metalmeccanica, le macchine, le soluzioni, mia mamma amava l'arte e un po' queste due anime, credo che questa dimensione affettiva sia, mi ricordo un libro, siamo presenti, mi ricordo un libro di Montuschi che era intitolato Competenza affettiva e apprendimento, non c'è apprendimento senza dimensione affettiva. E la relazione affettiva tra il formatore tra la maestra e il bambino tra il professore e l'allievo assorbiamo gli interessi degli insegnanti che ci hanno fatto appassionare e questo è l'altro aspetto secondo me importante della, eh, della... è anche una sfida per i formatori da un certo punto di vista è una, cosi... una situazione esistenziale in cui noi siamo chiamati ad una sfida i brevi maestri si dice non ci siano più, in realtà probabilmente ci sono, bisogna saperli cercare e avere la fortuna di incrociarli, proprio perché siamo anche eh, il frutto delle scelte formative degli altri, questo è un, un tema di cui abbiamo discusso anche in altra occasione, mi ha, eh, mi ha stimolato davvero molte riflessioni. A proposito di forme, eh, nel libro lo hai eh, suddiviso proprio in capitoli che hai chiamato forme, forme musicali, scelte delle forme. Perché hai fatto questa scelta, eh, molto in linea ovviamente col libro, però particolare? Eh, dunque, mh, il, ho, ho pensato che la forma in musica è importantissima e fa un po' da, da filo conduttore di tutto, di tutto il testo, no? Eh, diciamo che un po' per i palati più abituati ai riferimenti alla musica classica, della cosiddetta tradizione classica, eh, sono facili i riferimenti ai contenuti. Ma poi spieghiamo anche quali sono i significati di queste, di queste forme che ho scelto. L'idea era quella di accostare eh, accostare. I temi a delle forme in modo tale che il significato che ha la forma illumina il contenuto del testo. Um, um, praticamente le forme alludono ai contenuti dei paragrafi. Ovviamente, uh, no, non, c no, ho cercato di non essere didascalico, cioè di non spiegare proprio fino in profondità. Anche per lasciare al lettore eh, il compito di cogliere gli aspetti evocativi. Comunque le forme: eh, adesso mi scuso di tutte le imprecisioni musicali che dirò da adesso in poi. Eh, le forme sono eh, la struttura di un brano: la forma e la struttura di un brano, l'impianto, la sua dimensione architetturale. E così questa forma definisce come si organizzano i temi, le suddivisioni, le configurazioni ritmiche, le configurazioni armoniche. Le forme sono importantissime in musica. Fo sono l'ossatura di una composizione e quindi ho voluto dare questa ossatura anche, a, eh, anche al libro. E, mm, vi faccio solamente qualche piccolo esempio così per, per, per dirvi un po' come in modo tale che sia più chiaro. Per esempio c'è un capitolo che è intitolato Overture. L'overture è in linea di massimo un brano che viene eseguito all'inizio di un'opera lirica, di una suite, di un balletto, di una cantata, di un oratorio, così via. Apre qualche cosa. Quindi l'ho messa all'inizio. Apre, apre il libro. Uh, a volte questo, questo brano anticipa i temi, fa presagire il clima, uh, fa presagire quello che verrà, però ha anche una sua autonomia. Pensiamo, non so, per esempio, all'ouverture delle nostre di Figaro di Mozart che ha una sua indipendenza, esprime più che altro un clima. Il movimento vorticoso di quello che succederà nell'opera, e quindi, mh, così, uh, l'ho messo all'inizio. Uh, poi so, c'è un, un capitolo che è intitolato Sinfonia e qui mi riferisco la sinfonia diciamo che uh, fa riferimento a un complesso di significati che nel tempo poi si è progressivamente stabilizzato e oggi noi possiamo parlare di uh, sinfonie di Beethoven, sinfonie di Schubert, di Mahler, di Dvorak, di, di Bruckner. Eh, ho cercato di usare questo termine, nella sua eccezione eh, così etimologica, cioè di mettere insieme i suoni, sunfonia, sunfone, eh, mettere insieme dei suoni e organizzando, quindi l'idea è, mi sono riferito alle persone organizzate per lavorare insieme. La, non so, il, il capitolo studio inteso come la composizione musicale progettata con finalità didattiche. Uh, il, uh, la forma corale: il corale era una, è una forma caratteristica degli inni religiosi tedeschi. Tra, um, che sono così ci sono anche nella Chiesa Cattolica, però l'idea nasce tra il 400 e il 500, dalla volontà di uh, far cantare la gente in lingua tedesca. E questi in, diciamo, uh, in Germania è molto sentita questa cosa. E, um, ho usata per dire um, il corale si canta insieme uh, e, e diciamo quindi l'ho riferito a uh, al cantare insieme che unisce uh, l'uomo vive in gruppo lavora in gruppo assume decisioni in gruppo e così uh, direi che il corale è un po' il simbolo del cantare insieme, poi, non so, faccio un ultimo esempio perché poi, no, appunto, no, ho detto non voglio essere dioscalico, adesso le spiego tutte. Eh, la Passacaglia, il, parag... il capitolo: Passacaglia. La Passacaglia è, un... è una forma musicale basata su una variazione continua su un certo tema, generalmente enunciato da solo. Su cui poi il compositore fa delle variazioni e dà l'idea proprio di un, di, un, di un tema ostinato che dà un certo senso il passo, e poi ci si fanno sopra delle variazioni. E mi dà l'idea un po' del passo, che, la cadenza che dà il leader in un'azienda, eh, poi gli altri ci fanno sopra le variazioni, ci mettono del loro. Però il basso ostinato eh, così esprime un po' il, la liaison tra tutti, tra tutti eh, diciamo, gli eventi di variazione. Ecco, un... poi c'è il canone, la fuga, lo scherzo e così via. Proviamo a mettere un QR code nel libro con il tuo video che, che racconta capitolo dopo capitolo il significato delle forme musicali perché letta così poi eh, il, il capitolo secondo me assume un'importanza, un una valenza ancora differente rispetto a, alla mera lettura che comunque come hai detto tu prima è in qualche modo spiegata anche a chi nel mio caso ha meno confidenza con certe forme musicali a parte l'overture per un passato di passione eh, operistica eh, nel libro però prendi spesso posizione, d'altra parte, come nelle tue eh, rubriche, eh, essendo degli editoriali, in particolare sulla formazione del futuro. E volevo chiederti come te la immagini la formazione del futuro, poi si, si dice sempre futuro, ma il futuro di fatto è anche adesso, cioè quello che stiamo facendo adesso in qualche modo è futuro. Eh. È una, è una domanda è molto impegnativa questa domanda, perché ci lavoro tutti i giorni nella formazione e, e chi ci lavora se lo domanda quotidianamente come è, com è un po' il destino della formazione futura. Qua eh, io la riferisco alla formazione di un musicista e la formazione di un musicista deve essere una formazione quotidiana perché ha a che fare prevalentemente con il corpo, quindi... Eh, ed è una pratica la musica, quindi non, si può, non può essere una cosa solamente teorica. E, e poi è anche legata al fatto che il musicista è alla ricerca di un miglioramento continuo, sa suonare bene ma può suonare meglio. Eh, magari... Uh, ci sono dei, proprio dei musicisti, anzi, io conosco tanti musicisti, li frequento e vedo proprio la tensione che hanno al miglioramento continuo. Ora, eh, cosa succede se la formazione continua? Non è continua, cioè saltuaria? No? E, scusate il gioco di parole, ma è un po' così. Inevitabilmente, le conseguenze si. Eh, determinano uh, hanno a che fare con uh, l'instabilità cioè se non c'è formazione si genera instabi forte instabilità perché c'è erosione, erosione cioè eh, non è che uno che non si, for non si forma rimane fermo eh, quando uno non studia strumento tutti i giorni non è che rimane fermo va indietro perché tutto il resto si muove poi vabbè, faccio anche riferimento un po' a una moda, che è la moda della formazione passatempo, che secondo me ha un po' poco senso adesso, ma credo che la formazione oggi si giochi su tre assi principali. Il primo riguarda l'accesso alle risorse, che dovrebbe essere più snello. È vero che bisogna controllare. Bisogna controllare che i soldi vengano spesi bene, che nessuno possa fare, ne possa approfittare. Però se la maggior, mi dico, se la maggior parte delle, delle risorse si consuma nei controlli, il meccanismo per, finisce per mangiarsi la maggior parte del denaro e il sistema collassa, diventa inefficiente. Il secondo asse, a mio parere, ha a che fare con gli aspetti metodologici. Cioè, si parla di eh, molte aziende interpretano la formazione in modo blended e secondo me è collegato eh, con la dimensione del controllo. Eh, bisogna pensare ad una formazione che sia più flessibile e permetta di non fare solamente formazione frontale, ma eh, fare la formazione giusta. Per l'obiettivo formativo che si sta cercando, magari combinando anche più, più, più metodi eh, per massimizzare l'apprendimento. E poi eh, il terzo asse, secondo me, è legato al ruolo della formazione in presenza, che dovrebbe, secondo me, leggere la dimensione della socializzazione e la prospettiva di senso. Cioè non credo che in formazione in presenza debba essere dedicata al 90% al trasferimento di contenuti. Gli adulti, i contenuti se li apprendono. Ma socializzare eh, il senso di quello che si fa, per me, secondo me, è importantissimo farlo insieme. Poi, non so, faccio per esempio riferimento a un tema che, che penso che a est sia. Stia abbastanza, abbastanza a cuore, che ho visto no, le vostre, la vostra pubblicizzazione sulla cosiddetta formazione involontaria. E... Se uno, se uno uh, interpreta la formazione in senso esistenziale, credo che bisogna mantenere un buon margine di flessibilità per fare in modo che in alcuni momenti, particolarmente, per esempio in periodo di Covid, la formazione, non, non ci aspettavamo di fare un certo tipo di formazione eh, che proprio lavorasse sul senso. Cosa, che senso aveva fare, stare insieme, lavorare per esempio online, eh, cambiare completamente i modelli lavorativi? E questo secondo me è un altro aspetto della formazione, gestire l'imprevisto, sapersi adattare. Certo che se abbiamo schemi molto rigidi facciamo fatica ad adattarci. Certo. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ass Dario. Assolutamente sì, però vorrei che fosse davvero un dibattito, quindi invito ancora i nostri ascoltatori eh, per mh, condividere commenti, anche domande, anche posizioni eh, contrapposte a quelle che eh, vengono espresse in questa sede, perché eh, è giusto dare eh, spazio a tutte le, le opinioni, poi, persone con conoscenze lo fa, lo fa da sempre, non, non è portavoce e portatore di una tesi, ma vuole dare spazio eh, a chiunque abbia qualcosa da raccontare in questo ambito. Sul tema della formazione involontaria ti ringrazio perché è il tema eh, che Francesco Varanini insieme a tutto lo staff di Est che si occupa degli eventi ha individuato per il tema 2021 di formare e formarsi è un evento che andrà in scena live a proposito di presenze il 30 di novembre dove quindi ci incontreremo ovviamente con tutte le misure di sicurezza del caso, cosa che stiamo già facendo per altri eventi che organizziamo per confrontarci con esperti, con accademici, con pensatori, con manager d'azienda e capire effettivamente cosa cosa sta succedendo alla formazione, cosa significhi fare formazione involontaria e eh, perché no, fare un po' di, di socialità che ci c'è un po' mancata nel, nell'ultimo periodo a causa Covid. Eh, sul, nel libro parli anche della comunicazione con, con cura legata alla valorizzazione dei talenti e in particolare ti concentri sul che cosa vuol dire essere il capo che vuol fare il coach e te lo richiedo, cioè te lo chiedo Ovviamente, per chi non ha ancora letto il libro, che cosa intendi? Cioè, che cosa vuol dire fare il capo eh, e fare il coach? Ma, ma eh, eh, cioè, mi, se non ricordo male, eh, c'è proprio un pezzo in cui eh, mi, mi riferisco a un, a un video che si trova anche online su YouTube abbastanza facilmente, in cui c'è un famoso direttore d'orchestra. Eh, quando dico famoso direttore d'orchestra non mi serve neanche a fare il nome, eh, che insegna ad un giovane direttore d'orchestra come, come si fa a direzione. E ehm, mi, mi colpisce molto il suo modo di insegnare all'altro. Uh, come si dirige un'orchestra? Prima di tutto ha un atteggiamento uh, gentile, qua uh, io non sto veramente, uh, così non è che voglio valorizzare, uh, uh, valorizzare un buon, una forma di buonismo, ma semplicemente il tema è: mi sembra associato alla persona che sta, a cui sta insegnando. Um, e poi usa questo, questo guida con gentilezza il suo allievo verso capire il senso di che, quello che l'allievo sta facendo. L'allievo e anche l'orchestra cercano di dimostrare quanto sono bravi, uh, ma, e quanto sono bravi a fare gli attacchi, quanto sono bravi, per esempio, a fare una nota in modo preciso. E questo maestro dice, ma forse è un po' presto, dedicati prima a capire la qualità del suono di cui tu vuoi disporre, cerca di capire come si sta muovendo la tua orchestra. Quindi lo guida molto delicatamente nel, in una crescita di relazione tra lui e l'orchestra. Mi è molto piaciuto, poi chi, chi vuole andarselo a guardare lo trova sicuramente. Eh, Vabbè, lo dico, è Karajan, Quindi <ride> il direttore: Vabbè, quindi basta, cercarlo, basta cercarlo e... e si trova in line. Ovviamente è tutto molto preparato, è eh? tutto molto eh, preparato a tavolino. Però è un video che insegna tante cose su come si fa. Su come, su come si fa coaching. È che è un altro tema molto d'attualità in questo momento. Eh, contrapposto alla figura del, del leader gentile c'è un'altra un questione che affronti e che anche questa trovo eh, molto pertinente con il momento che stiamo vivendo, eh, è quella della eh, creazione, del processo di creazione, della creatività delle persone, perché tu proprio in un passaggio eh, dici eh, Lanci quasi una critica, anzi è una critica sì. neppure velata, eh, a tutti quelli che eh, chiedono creatività, solo che poi quando la creatività arriva, eh beh lì bisogna gestirla. Oggi si chiede tanta autonomia, creatività, bene, ma poi si è in grado di gestirla? Ecco, focalizziamoci su questo. Io parto da un episodio della vita di Bach, infatti eh, il, la rubrica è intitolata Creativi siete in buona compagnia, cioè sono in compagnia di Bach, che eh, era indubbiamente un genio, eh, era anche uno che studiava forte, era uno che si impegnava duro e eh, così mi era venuto in mente che c'era un periodo in cui nella sua vita avea, si era scontrato con il potere religioso e civile della città. Le autorità manifestavano un atteggiamento così convenzionale, burocratico, che si accordava con, la, con, il, con il temperamento del compositore e lui, mh, siccome non, probabilmente non è che aveva un caratterino semplice, si scontra uh, duramente con, con, uh, con, con l'autorità. L'idea la, era uh, che... Uh, nelle nostre organizzazioni a volte ci chiedono di fare corsi di creatività, poi le persone quando sono cre diventano creative diventano anche divergenti, diventano, non seguono più tanto le procedure e questo crea ovviamente delle contraddizioni. Ci vuole poi una certa solidità per poter eh, accogliere anche, non, serve, non basta avere dei collaboratori creativi innovativi, bisogna avere anche la struttura poi la struttura caratteriale per poter reggere l'incertezza di queste persone che fanno scelte e, e poi generano anche fanno anche errori ovviamente perché quando uno innova fa anche sbagli l'idea è dove vogliamo mettere il cursore sul versante della creatività o sul versante del controllo vogliamo degli yes men dei signor sì che seguono bene le procedure o vogliamo dei creativi che innovino? Tutte e due le cose non si possono avere. Si può trovare un buon termine medio? Secondo me, in questo periodo storico, noi siamo molto sul versante del mettiamo tante regole e cerchiamo di farle rispettare il più rigidamente possibile. Poi non ci stupiamo se non c'è innovazione, se le persone sono, sono completamente diciamo, supine. Eh, l'idea è che perché lo facciamo perché perché cerchiamo di controllare forse il controllo è perché abbiamo anche tanta paura no? quindi è un po quel, io non, raramente sono polemico però in questo sono un po polemico eh, se vogliamo i creativi dobbiamo anche digerirli un po eh, guarda, magari ci torniamo sul tema della diversity, ti faccio una domanda eh, che, che è arrivata rispetto a un passaggio che hai, eh, che hai fatto probabilmente all'inizio della nostra conversazione quando hai parlato di modo di pensare della musica e eh, chiede eh, questo, eh, questo spettatore, questo ascoltatore, se puoi raccontare meglio, dire meglio che cosa intendessi. Ti, te, ti allora... pongo la domanda così com'è perché io non non vorrei che fossi troppo da esperto musicale eh, all'inizio hai parlato di modo di pensare della musica, puoi dire cosa intendevi? Sì, eh, quello che spero di, di, di rispondere adeguatamente a questa domanda che è molto, molto bella e però forse richiede, richiede un confronto più ampio però quello che voglio dire è che ehm, eh, la musica è anche una struttura di pensiero per certi versi. Sarebbe una banalizzazione dire che la musica è solamente un linguaggio, è anche un modo di pensare. Più conosco compositori, più conosco gente che lo fa di mestiere quello di comporre musica e che hanno un loro modo di pensare, hanno un loro modo di vivere musicalmente il mondo. E potrebbe essere anche un modo prelinguistico per certi versi eh, le strutture musicali in alcuni casi sono anche prelinguistiche e sarebbe una banalizzazione dire che la, la musica si riduce a so semplicemente a un linguaggio a uno stru una struttura linguistica che viene ben codificata eh, in realtà ha un suo modo peculiare di muoversi all'interno della realtà eh, e questo influenza sia come percepiamo il mondo ma anche come lo organizziamo. Mi ricordo di aver parlato una volta con un compositore e mi aveva colpito tantissimo una cosa che aveva detto. Aveva detto, um, io sono partito da questo per scrivere questo brano dai suoni che generava e lui è da bambino e sembrò una cosa un po' da matti, ma, ma poi quando, ma è una cosa veramente, è una dimensione veramente interessante. Lui diceva: Io mi ricordo da bambino i suoni che faceva la voce di mia madre, facevano faceva la voce di mia madre quando parlava vicino alla scodella del latte. questo questa, questa cosa mi aveva colpito tantissimo, lui era attento alla risonanza e all'eco che faceva la voce all'interno di una tazza di ceramica ed era partito per comporre questo, questo brano proprio dalla risonanza di questo di suo ricordo del passato e non, credo che il modo di strutturare la realtà da parte di questo bambino che poi è cresciuto e poi ha studiato musica Uh, non sia semplicemente basato sul fatto che poi ha imparato a comporre le cose in un certo modo, ma che uh, suo, questa sua memoria abbia preceduto lo studio stesso. E poi questo, questo, ovviamente lo studio poi ti aiuta a organizzare. Non so se mi sono spiegato, se sono, sono, sono stato... Poi vabbè, ci sono una serie di altre considerazioni che potrebbero essere fatte rispetto invece all'influenza che hanno gli aspetti estramusicali sulla musica stessa. Eh, guarda, eh, poi ovviamente se arrivano altre domande in questo senso te le, eh, te le faccio il tempo, però scorre veloce, volevo condividere con te eh, una riflessione. Eh, arriva da Alberto Zamboni, lo, lo dico perché in realtà è una, eh, anche un ringraziamento a quello che ci sta raccontando. Eh, lui scrive Alberto Savinio, eh, scriveva in scatola sonora, spero di aver messo gli accenti giusti. La musica aiuta a stare con se stessi e in compagnia. Ne deduco che la pratica del fare musica, prima da soli e poi con altri, sia una stupenda opportunità di crescita per vivere nelle organizzazioni. Mettersi in gioco e mettersi in comunicazione con il proprio io e le proprie emozioni e affetti. E poi ti ringrazia. Eh, al di là di, ti, ti lascio so io che ringrazio lui, <ride> perché ha, colto, ha, colto, uh, cioè ha espresso molto bene in modo estremamente sintetico una cosa che, in cui credo profondamente. E io mi associo al ringraziamento, anche perché mi fa piacere che ci sia interazione con il pubblico. E ne approfitto perché c'era quell'aspetto della diversità che probabilmente merita. Un'ulteriore battuta rapida perché secondo me ci sono altri temi che possiamo affrontare insieme, e quello che riguarda eh, il coro. Eh, il coro, l'hai detto, detto prima, fai parte di un coro. Nel coro ci sono delle differenze tra persone. Oggi, prima parlavi di controllo, di creazione, di creatività. Eh, adesso c'è il tema della standardizzazione versus valorizzazione dell'individuo. Sì, eh, peraltro molto connesso con l'osservazione lo, con di Zamboni di un attimo fa, perché oh, eh, cantare in un coro, quando uno canta in un coro si rende conto, io parlo un po' della mia esperienza come cantore, si rend, si rende, eh, ci si rende conto che cantare in un coro bisogna ascoltare se stessi, quindi avere eh, consapevolezza di sé e. Ascoltare gli altri. L'altro aspetto che per me è fondamentale, ci si rende subito conto quando si canta in un coro che quando una persona entra o una persona esce dal coro, l'identità eh, imbrica del coro cambia cambia profondamente, cioè le persone non sono sostituibili perché abbiamo una sorta di impronta digitale eh, de, della voce e questo non è solamente una metafora per dire che siamo tutti diversi, ma che se vogliamo cogliere il valore dell'individuo dobbiamo valorizzare l'elemento distintivo perché se standardizziamo, cioè se vogliamo eh, diciamo eh, se, se omologhiamo tutti quanti in realtà il, il, il valore competitivo diminuisce poi c'è una, una cosa che ha a che fare anche quando si canta in coro con proprio il valore della diversità e del conflitto uh, c'era un famoso direttore di coro che diceva una cosa che a me piaceva tantissimo diceva uh, quando si sente cantare un coro si può cogliere il clima di relazione che c'è tra le persone. Eh, perché le, quando le persone vanno d'accordo cantano in un certo modo. Quando ci sono conflitti irrisolti, non gestiti, il fenomeno emerge subito nel risultato, si sente percepibile. Eh, ovviamente era lui ed era uno che aveva l'orecchio fino, ma. Quando si canta in coro, di questa cosa ci si rende veramente conto. Anzi, per, mi sentirei di consigliare a tutti di fare un'esperienza di canto insieme. Penso che un po' l'esperienza sia di tutti i giorni, perché credo che ciascuno di noi ce l'abbia. Ma cantare appunto insieme in modo strutturato aiuti molto a poi lavorare in team, a rispettare gli altri, a rispettare le differenze, i ruoli, a capire che ruolo ho io. Sono un basso. C'è il ruolo del soprano? C'è il ruolo del contratto, contralto, del, del tenore? Cosa significa stare nel mio ruolo e rispettare il ruolo dell'altro? Cosa vuol dire non prevalere però neanche negarsi? Queste sono domande che mi vengono in mente. C'è anche la questione del mantenere la presenza in quello che si fa, anche questo, di questo ne parli, si lega alla mindfulness, eh, la riflessione, la per generare la consapevolezza, che è un tema estremamente attuale. Eh, io sto leggendo un libro di Phil Jackson, che è famoso allenatore. È stato allenatore di una squadra, franchigia NBA, basket americano, che almeno per la mia generazione è stata eh, una, una stella polare. I famosi eh, Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen, eccetera. E anche lui praticava con i giocatori di basket Qualcosa di simile alla mindfulness, poi, non, non proprio, però eh, lo ritrovo in continuazione questo, eh, questa riflessione per la consapevolezza. Eh, anche a me, eh, anch'io sto leggendo un libro, eh, Dario, che ti confesso che ho, eh, che ho comprato perché l'altro giorno, quando, quando rileggevo il quando rileggevo il testo per, per prepararmi a questo incontro, perché avevo in mente di rileggere quello che avevo scritto, ho detto, guarda, questa cosa qui era proprio legata alla mindfulness e ho visto che tra le vostre pubblicazioni avete un libro di Poggi, che si chiama Mindful Revolution, la vita della mindfulness in azienda, e, e allora lo sto leggendo. Eh, a me è capitato di fare musica. Non tanto tempo fa, e di accorgermi che proprio per abitudine, eh, stavo pensando ai fatti miei. Allora mi sono detto che eh, al di là del risultato pessimo che, che ne esce quando, quando non si riesce a stare sul momento, non si riesce a stare attenti a quello che si sta facendo, perché con la testa si è da un'altra parte. Ehm... La, stare sul pezzo, che è un po' la rubrica che penso a cui tu fai riferimento, eh, intendevo quell'atteggiamento di eh, porre attenzione a quello che si fa, all'autoservazione e riappropriarsi del presente ripartendo proprio eh, proprio come fa la musica, di quello che si sta facendo in quel momento. Questo abbassa il livello di, di, di stress e Riduce il tempo, eh, riduce la dimensione del tempo a successioni di attimi privi di vita. Cioè, riempire di vita gli attimi, ecco, un po' per. Eh, guarda, mancano davvero pochi minuti eh, al, al tempo che ci siamo dati per, eh, per questa chiacchierata. Secondo me, c'è un ultimo aspetto che potrebbe essere utile eh, approfondire, poi se arrivano domande, però. Qualche minuto in più ce lo prendiamo volentieri anche per, per commentare insieme eh, ai nostri ascoltatori. Che suggerimenti può trovare un manager oggi nella musica? Uh, beh. Da un lato è chiaro che abbiamo po po veramente poco e io non ho assolutamente la pretesa di eh, chiarire quali potrebbero essere gli elementi che una persona che fa il manager, quindi esercita una leadership all'interno di una struttura organizzativa, eh, possa, possa, mettere, possa mettere in atto. Eh, però per quanto riguarda la musica ci vedo degli aspetti proprio peculiari. La musica è una palestra di ascolto. Eh, All'inizio si ascolta solamente in superficie. Più, più si fa esperienza di musica, più si va in profondità. Eh, eh, mi ricordo una, una bella storia di un, di un giovane principe che va, va a studiare va da, un, da un maestro e questo maestro gli dice di recarsi nella foresta ad ascoltare. E... E il giovane principe torna dicendo, tutto contento, tutto entusiasta, ho, ho ascoltato i suoni della foresta. Il maestro gli dice: eh, Bravo, torna ancora ad ascoltare. E il giovane è un po' stupito, forse anche un po' frustrato, no? E dice: Ma io pensavo di aver ascoltato tutto. Si, si, si rimette ad ascoltare e dice, oh, e, e ad un certo momento dice però ho udito il suono dei fiori che si schiudono, il suono del sole che scalda la terra, il suono dell'erba che, che si disseta con la rugiada nel mattino. Il, il, il tema che, che, la, la, che volevo citare è che la musica ci aiuta ad ascoltare a livello sempre più profondo, che è il compito di un leader ascoltare sempre più profondamente quello che sta nella profondità del cuore delle persone che dipendono da noi. E l'altro aspetto che secondo me potrebbe essere interessante è che mh, viene un po' dalla, dal compito di un direttore d'orchestra, per quanto io possa conoscere, però direttori d'orchestra che conosco. Eh, la leadership è fatta sicuramente di una forte competenza tecnica e di una grande diciamo, capacità carismatica, ma è l'unione tra due dimensioni, una relazionale, cioè la fiducia che si dà alle persone, che, che si riceve dalle persone e l'incontro di questa fiducia, che è una dinamica relazionale tra noi e gli altri, e la capacità di trasmettere il senso, il senso di quello che si fa. Essere di grandi leader significa trasmettere senso uh, e l'alchimia tra senso e fiducia è quello che fa uh, di, un, di un manager, un leader, un bravo leader. Cioè, vuol dire io devo dirigere questa musica. Uh, magari non è il migliore dei modi, ma è il mio modo. Le mie persone non sono i miei musicisti, non sono i migliori musicisti del mondo, ma sono i miei musicisti. Io do loro fiducia, ricevo fiducia da loro e quello che facciamo insieme ha senso. Questo secondo me potrebbe essere interessante per un leader non fare le cose in automatico, non fare le cose perché ci hanno detto che vanno fatte, ma tutto quello che facciamo deve avere un senso, altrimenti è tempo sprecato, facciamo altro. Non è un libro sulla musica, nonostante la musica... Sia una delle grandi protagoniste, è un'ottima metafora, eh, appunto, come ci sta raccontando eh, Mauro De Martini, per eh, magari anche provare a migliorare eh, la propria attività, il proprio modo di essere, il modo di essere leader e di essere manager. Eh, il tempo purtroppo è tiranno ed è arrivato davvero alla, al termine, poi vedo che qualche ascoltatore si sta iniziando a scollegare. Ti ringrazia. Eh, ci ringrazia per, per questo momento eh, formativo, quindi stimolante, mi fa piacere che arrivino anche questi, questi feedback. Io ringrazio Mauro ovviamente De Martini eh, per la sua presenza, per il suo racconto, ricordo che il libro è acquistabile attraverso le pagine del, del sito Este, eh, scaricate il, eh, la prima parte del libro, poi eh, c'è la possibilità di, di acquistarlo. Eh, torneremo a parlare di formazione a Formare Formarsi il 30 novembre 2021 lo facciamo costantemente su persone e conoscenze, su parole di management e lo facciamo ovviamente anche in compagnia di Mauro De Martini grazie per essere stato con noi grazie Dario, grazie a tutti quelli che hanno seguito grazie ovviamente anche da parte mia l'appuntamento è come sempre alla prossima puntata direi a questo punto delle letture manageriali che ricordo essere in replica anche sul canale YouTube della Casa di Triceste. Grazie a tutti e buona serata. Ciao, arrivederci. Ciao Mauro, grazie. Ciao.